Ci sono storie d'amore troppo grandi per rimanere nell'ombra. Storie reali di personaggi leggendari, legati indissolubilmente a persone del loro stesso sesso. Per scoprirle, bisogna abbandonare ogni pregiudizio e lasciarsi guidare dall'immaginazione. Questo è The Other Side, dove l'amore non ha limiti e la fantasia non conosce confini. Si versano più lacrime sulle preghiere esaudite che su quelle inascoltate. Che te ne pare, Jack? Jack mi guarda, abbozza un sorriso, non risponde. Mi segno la frase sul taccuino. Un giorno la userò per uno dei miei libri. A proposito, ho trovato il titolo per il nuovo romanzo. L'arpa d'erba. Che te ne pare? Sembra un buon titolo per un musical. Chissà, magari un giorno ne scriverò uno. Perché no? D'altronde la mia esistenza stessa sembra un musical coloratissimo. Jack allunga il bicchiere verso di me. Un brindisi al tuo prossimo successo. Sono troppo distante. Cominciamo a dondolarci nelle nostre amache avvicinandoci sempre di più. Ci siamo quasi, Truman! Un ultimo sforzo! E alla fine ruzzoliamo in terra ridendo come pazzi. Siamo giovani, spensierati e innamorati. Siamo ancora interi? Vorrei che questa vacanza non finisse mai. Ci scambiamo un bacio. È il 1950, la guerra è finita da poco e nessuno crede che ne possa scoppiare un'altra. A me spaventa la Russia, ma quando lo dico mi prendono per matto. Da qualche mese io, Jack e il nostro cane Kelly viviamo a Taormina, ospiti nella villa di un amico, e passiamo il tempo felici. Siamo entrambi scrittori, lui si chiama Jack Dunphy ed è anche un gran ballerino. Io sono Truman Capote. Un giorno sarò lo scrittore più famoso d'America. Presto lo diventerai. E tu ci sarai, vero? Sarai con me in questa avventura? Per tutta la vita, Truman. Mi prende le mani tra le sue e restiamo seduti in terra, tra i cocci di vetro e il vino versato, a guardarci negli occhi. Mi bastano le sue parole per sentirmi sposato a lui, senza bisogno di anelli o preti, tanto chi mai celebrerebbe le nozze di due come noi. Siamo omosessuali e secondo la stampa non facciamo niente per nasconderlo. Perché mai dovremmo vergognarci? A che pensi? Jack mi riporta alla realtà. Gli lascio le mani e mi rimetto in piedi. Penso a mio padre che mi ha abbandonato quando ero piccolo. A mia madre che mi ha fatto crescere dalle zie. Alla guerra e al fatto che non sono libero di amare in questa assurda società di perbenisti. Dimenticavo di dirti una cosa. Che cosa? Ho iniziato a scrivere un altro libro. Sono già a 40 pagine. Ma non ti fermi mai tu, eh? Non vuoi sapere come lo chiamerò? Jack ha l'aria distratta, si sistema i vestiti, si allontana di qualche passo nella calura del giorno, agitando una mano a mo' di ventaglio. Aspetta che gli dica qualcosa. Colazione da Tiffany. Tiffany? Chi è? Una delle tue amichette smorfiose? Ma che hai capito? È il titolo del nuovo libro. Non è anche il nome di quel ristorante glamour sulla Quinta Avenue? Ah, il mio Jack, geloso come pochi, capace di cambiare argomento come nessuno. Il titolo gli piace,
mi fa cenno di attenderlo. Cammina a passo svelto verso casa e scompare al suo interno. Il sole picchia forte, nell'aria si sente il profumo dei limoni, le cicale cantano tutto attorno e giunge da lontano lo sciabordio del mare. Il mio Jack riappare con due calici e una bottiglia di champagne, sorridente e barcollante. Colazione da Tiffany. Mi piace. Beviamo e poi balliamo un lento che sentiamo solo noi. Kelly! Siamo stati assieme per 35 anni. Il periodo più bello della mia vita. Ma sono riuscito a rovinare anche quello. Glielo scrissi per lettera. Jack, sei l'unica cosa buona che mi sia mai capitata. Ti stimo e ti rispetto tanto. Credo che ciò sia forse più importante che amarti. Si può amare per ragioni così futili e sbagliate. Io ti amo per quelle giuste. Troppo tardi, però. Jack mi ha lasciato. Tutti quanti mi hanno abbandonato. E io mi avvio verso la rovina. Eppure c'è stato un tempo in cui ero lo scrittore più famoso d'America. Invitato alle migliori feste di Hollywood e New York. Pranzavo con Andy Warhol, passeggiavo con Frank Sinatra, cenavo con i Kennedy. E Jack era sempre al mio fianco. Ho persino stretto amicizia con due assassini per scrivere A sangue freddo, il mio capolavoro. Li ho intervistati per mesi, fino al giorno della loro impiccagione. Fuori piove. Il cielo è grigio dalla finestra del mio appartamento a Manhattan. Dovrei alzarmi, ma non ho le forze. Da settimane non lascio il letto. E questa è la depressione. Non mi rimane molto tempo, lo so. Da fuori spunta un raggio di sole. Il cielo si sta aprendo. Attorno a me ci sono i fogli sparpagliati del mio nuovo romanzo. Chissà se riuscirò a finirlo. Pensavo di chiamarlo Preghiere esaudite, come quelle su cui si versano più lacrime. È a causa di questo libro se tutti mi hanno voltato le spalle. Negli anni 70 una rivista ne pubblicò 3 capitoli. Fu un gran successo di pubblico, ma anche l'inizio della fine. Cosa hai combinato, Truman? Cosa credevano che fossi il loro giullare? Hai messo in piazza la vita privata di tutti i nostri amici! Quelli non sono amici, sono solo persone superficiali e viziate, una massa di ipocriti! Mentre noi saremmo diversi! Sì, Jack! Ho sprecato troppi anni della mia vita in mezzo a loro! E così hai deciso di rinnegare quel mondo che ti ha permesso di diventare Truman Capote, lo scrittore più famoso d'America! Non avevo bisogno di loro! Oh sì, invece! Neanche te ne rendi conto! Si sentono traditi e hanno ragione! Non avevi il diritto di sconvolgere le loro esistenze in questo modo! Aspetta, mi sta bene perdere tutti, ma tu sei l'unica persona che conta veramente per me, non lasciarmi. Cerco di afferrargli una mano, ma già che è veloce nel divincolarsi, mi guarda con disprezzo. È uno sguardo che non gli avevo mai visto prima, mi dilania. Non so cosa dirgli per fermarlo. Si cala il cappello in testa e si allontana nella notte. Ormai non mi è rimasto più nessuno, ad eccezione di Joan Carson, l'unica amica al mio fianco. Un uomo fa quello che deve, costi quel che costi. È troppo tardi per pentirsi, ma qualcosa posso ancora tentarla. Ancora lo amo, il mio Jack. E ora che sento la vita scivolarmi via di dosso, faccio testamento e nomino lui come erede. Glielo devo. Perché tutto ciò che possiedo è anche suo. Perché io stesso gli appartengo. Le mie ceneri saranno divise. Una parte andrà a Jack, l'altra a Joanne. L'ultima persona che vedrò prima di andarmene. Perché non voglio morire da solo. Forza, Truman, alzati. Come quella volta che cadesti dall'amaca a Taormina. Alzati, anche se sei un alcolizzato, ricorda. Sei anche un genio. Alzati e vai da Joanne, raccontale tutto, poi sei libero di andare. Forza, Truman!
Se fosse qui ti inviterei a ballare un lento adesso. Ma la vita, come dicesti tu una volta, è una commedia abbastanza buona, con un terzo atto decisamente mal scritto. È triste ricevere in dono le tue cose senza condividerle con te, senza sentire la tua parlantina brillante e incessante. È stato bello amarti e placare la tua anima timorosa, godere del tuo genio immenso. Si può amare per ragioni così futili e sbagliate. Io ti amo per quelle giuste. Per sempre al tuo fianco, Jack. Postscriptum. Immagina quanto sarebbe bello se fossimo ancora in vacanza, io, te e Kelly, sotto il sole della Sicilia, di fronte al mare, felici. Così si conclude la dolce storia d'amore tra Truman e Jack. Scrittori, anime passionali, omosessuali.